Allora, importanti novità arrivano dal congresso di Copenaghen, dove anch'io ho partecipato ai lavori. Due sono le cose che oggi vorrei mettere in evidenza. Uno è che nei supermercati spagnoli sono andati ad analizzare la carne di tutti i tipi, quindi la carne di bue, la carne di maiale, la carne di pollo, di tacchino. Ebbene, cosa hanno trovato? Che nel 40% di questa carne c'era una presenza di superbatteri, cioè di batteri resistenti agli antibiotici, Escherichia coli e Klebsiella, che sono due batteri che tipicamente causano anche infezioni banali come le cistiti, ma che possono causare anche infezioni molto gravi. E che tipo di batteri erano questi? Batteri che producono ESBL, cioè dei enzimi che sono in grado di uccidere praticamente buona parte degli antibiotici di cui noi disponiamo. Quindi attenzione, perché la lotta ai batteri resistenti è una lotta a 360 gradi. Noi ovviamente dobbiamo fare di tutto per usare bene gli antibiotici negli esseri umani, cercare di raccomandare di non usarli quando non servono, ma tutti devono usare bene gli antibiotici, anche negli allevamenti intensivi. In Italia certamente i veterinari stanno facendo moltissimo, ma attenzione, noi facciamo parte dell'Europa, quindi la Spagna è dietro l'angolo, chissà quanta carne dalla Spagna o dagli altri paesi europei arriva sulle nostre tavole, quindi bisogna controllare e bisogna fare delle cose molto semplici: lavarsi bene le mani quando si manipola la carne, cercare di cuocerla in maniera importante, perché ovviamente questi batteri possono morire, soprattutto nella manipolazione, ma soprattutto bisogna fare un minor uso di antibiotici. Il secondo argomento che viene da Copenaghen è quello dell'infezione da streptococco. Ne abbiamo sentito parlare tutto, dello streptococco pyogenes, che è quello, il microrganismo che causa la scarlatina, e anche delle forme invasive. Allora, chi è che ha visto l'aumento maggiore? L'Inghilterra, dopo praticamente essere andata a zero nel periodo 2021, cioè grazie alla mascherina, grazie al Covid, grazie alle misure di restrizione, ha avuto un'esplosione dei casi come la Danimarca. Ma dove c'è stata l'esplosione maggiore di casi, sia di scarlatina che di casi non invasivi nei bambini, è la Francia, che ha avuto una riduzione dell'80% del numero di infezioni da streptococco nel 2020, e poi dal marzo 2022, da quando poi si è riaperto tutto, cioè un anno fa, più 18% all'anno, numeri impressionanti. L'Italia, anche da noi c'è stato un aumento di infezioni da streptococco, evidentemente è stato legato al fatto che abbiamo tenuto in qualche modo i bambini o con le mascherine o non andare a scuola o chiusi, e quindi evidentemente sono tornati fuori i problemi che c'erano prima. Ma dello streptococco credo che non dobbiamo avere paura, perché in qualche modo è sempre esistito. Bisogna sicuramente guardare con un occhio diverso al problema dei batteri resistenti agli antibiotici. Mi sento un disco rotto, non mi stancherò mai di dire: guerra senza confini in tutti gli ambiti in cui si utilizzano gli antibiotici, quindi esseri umani, veterinaria e agricoltura. È solo così che potremo vincere.